Per il Torino è una partita chiave che comincia però in salita. Attenzione a questo scatto di Marazzina. Ottimo il passaggio per Cerbone, finta sul portiere, tiro e gol. 13° minuto, Chievo 1, Torino 0. Ed è un Chievo che non ti aspetti. Adesso la reazione da parte della Torino con Foglia. Si accentra, cerca spazio per il tiro, l'effettua di sinistro ed è un pallone che finisce non lontano dal palo. Ancora naturalmente i Granata che devono attaccare, devono segnare, devono quantomeno pareggiare. Lintini, davanti a lui c'è Conte, guadagna quasi il fondo per il cross. Uscita a vuoto del portiere Gianello, il tiro di Tricarico e del pareggio. 26° minuto, Torino 1, Chievo 1 e ritorna la speranza in casa Granata. Parte centrale del primo tempo ancora con Lintini. Questa volta è lui a tentare il tiro, è grandissima, è la parata di Gianello, protagonista di questo incontro. Ora ultimi minuti del primo tempo, questi è Pusceddu. Un lancio in area di rigore, il tentativo di tiro al volo di Ferrante e la palla che è fuori. Sulle immagini montate da Alessandro Morbidelli passiamo alla ripresa e attenzione a questo reclamo del Torino, un fallo di D'Angelo su Ferrante ma non c'è rigore. Corner battuto da Dorigo. Il pallone che taglia tutta l'area, colpo di testa di Tricarico e altro miracolo del portiere che devia l'altezza del palo. E poi è tutta una serie di tentativi Granata, tentativi con mischie. Questi efficcadenti, il cross, il traversone, ancora un Ferrante che finisce giù, forse un fallo, poi la respinta definitiva della difesa del Chievo.